Non cercare di farmi cambiare idea, perché non ci riuscirai. Hai il dovere di andare a Santa Maria e io verrò con Maria. te. E se ci saranno dei pericoli, li affronteremo insieme. Maria, te lo chiedo per favore. Amore mio, so che hai aspettato questo momento per più di 20 anni. Adesso i tuoi ideali sono diventati realtà e noi siamo finalmente insieme. Che altro possiamo pretendere? Sì. Hai ragione tu. La causa ha trionfato. E noi abbiamo realizzato il nostro sogno d'amore. Che altro? Che altro possiamo pretendere? Allora, siamo d'accordo? Sì, sarà come vuoi. Sai bene che per nessuna ragione al mondo potrei negarti qualcosa. Andremo insieme a Santa Maria. E sia quello che Dio vuole. Cosa volete, signore? Acquavite. Avete abbastanza denaro? Voglio anche un cavallo. Non ne ho. La nuova milizia mi ha preso tutte le bestie che avevo. Non importa. Arriverò lo stesso a Santa Maria. Qualsiasi cosa facciano per impedirmelo, io ci arriverò. Arriverò a Santa Maria a costo di trascinarmi sulle ginocchia. Lo giuro su Dio. Ci arriverò. Ci arriverò. Ci arriverò. Avevate proprio ragione. Questa sì che è una bella sorpresa. Credo che non mi pentirò di essere venuto qui stasera. Ve l'avevo detto, signore. Si può sapere dove avete trovato questa rarità? In un ricco palazzo. Non avete ancora capito che è una principessa? E pelle vellutata. Che occhi. Beh, che fai? Non rispondi ai complimenti del signore? Sì, certo, sì. Posso sapere il tuo nome, bellezza? Oh... è un segreto che non deve varcare le mura del tuo palazzo. Mi chiamo... Maria. Maria, sì, mi chiamo Maria. Maria. Che stai facendo? Preparo la borsa da viaggio. Visto che abbiamo preso questa decisione, tanto vale partire il più presto possibile. Porteremo poche cose. Non è il caso di farsi prendere dalla fretta. Oltretutto, mi sembri un po' nervosa. Sì, sono nervosa, è inutile negarlo. Pensare a Santa Maria mi fa pensare a Guglielmo. Non ti preoccupare.
se quell'assassino è riuscito a salvarsi dall'accusa di aver ucciso tua sorella, dovrà senz'altro pagare per aver appoggiato quel tiranno del governatore. Questo, mia cara, te lo posso assicurare. E ditemi, Giulio, quando partirete? Domani. Non vedo l'ora di arrivare a Santa Maria per sapere come vanno le cose. Partirò insieme a voi. Voglio contribuire al trionfo della causa per la quale ho lottato per tutta la vita. E sarete ben accolto. Il nuovo governo ha bisogno di uomini giovani e onesti per poter ristabilire la pace e l'ordine. Se il governo sta cercando uomini giovani, allora Paolo è l'uomo giusto. Sì, ma questi giovani hanno bisogno di essere guidati da un soldato della vostra esperienza, Rinaldo. E tu? Che cosa farai, mia cara? Andrò a trovare Milagros, come avevamo deciso. Devo parlare con lei di molte cose. Dopodiché tornerò in questo luogo stupendo che mi ha completamente conquistata. Mi sembra una buona idea. Dirò a Domenica di accompagnarti. Margherita, che ne dite di una passeggiata fino a Villa Speranza? Non è una passeggiata, ma un lungo viaggio e non posso andarmene proprio adesso. Il mio posto è qui. Preferisco restare. Domani arrivano i nuovi braccianti e non posso assolutamente lasciarli soli. Tornerò prestissimo e penserò ogni giorno a voi, madre. E anche a voi, naturalmente. Vai già a dormire? Sì, padroncina. Non chiamarmi padroncina. Solo Milagros. Soltanto Milagros, va bene? D'accordo. Scusa, ma ho la schiena a pezzi. E domani sarà anche peggio. Dobbiamo preparare ogni cosa per dare il benvenuto a mia madre, a Rinaldo, a Lucia. Sarà fatto, padron... Sarà fatto, Milagros. A domani, giovanotto. A domani. A domani, Bruno. Buon riposo. Milagros, quando loro arriveranno qui, resteranno con noi per sempre. Lo vorrei tanto. L'ho sempre desiderato. Poter vivere tutti insieme, formare una grande e unica famiglia. E aspettare insieme che nasca il mio bambino. E se invece loro non vogliono? Giuliano, io non posso costringerli a restare qui. Aspetta a loro decidere, non ti sembra giusto? Sì. Bene, allora andiamo a dormire. È molto tardi. Ti voglio tanto bene, tanto tardi. Avanti. Siete voi, venite. Qualcosa non va? No. Volevo solo dirti una cosa che è giusto che tu sappia. Dite, vi ascolto. Beh, io sono contenta che tu vada a Villa Speranza e che parli con Milagros e che resti un po' con lei. Però è bene che tu sappia una cosa. Augusto va molto spesso in visita a Villa Speranza. Ed è molto probabile che recandoti lì tu lo incontri. Meglio così. Credetemi. Desidero tanto vederlo. Voglio sapere come sta, cosa pensa. In che modo ha reagito alla sua terribile disgrazia. Comprendo il tuo desiderio. È una cosa naturale. Ma ho paura che incontrare Augusto proprio a Villa Speranza potrebbe essere ancora più doloroso per te. Non voglio che tu soffra più di quanto hai già sofferto. Non vi preoccupate per me. Sono molto forte. E chissà, può darsi che questo viaggio mi renda almeno la sua amicizia. A
domani, piccola mia. A domani. Così va bene. Molto bene, Luce. Credetemi. Vi giuro che il vostro volto è il più bello e il più dolce che abbia mai visto in tutta la mia vita. Augusto, vi prego. No, Lucia. Sono io che vi supplico. Vi prego. Vi prego, non allontanatevi da me. No, non mi allontano. Cerco solo di tenere in mente le vostre parole per custodirle nel mio cuore. Queste sono soltanto le prime. C'è ancora così tanto da dire. Per esempio? Per esempio, se mi permetteste di rubarvi un bacio, mi rendereste pazzo di gioia. Fareste di me l'uomo più felice della terra. I baci non si rubano, si conquistano. Madre. Sono venuta a salutarti, figliolo. A quanto pare non riesci a dormire. No, madre. Ho troppi pensieri che mi tormentano. Oggi ho parlato a lungo con Milagros. Di che cosa, madre? Le ho parlato di te e di lei. Credo che non ci sia proprio niente da fare, purtroppo. Nel cuore di Milagros c'è posto solamente per Catriel. E il ricordo del suo amore l'accompagnerà per tutta la vita. Non esserne così sicuro. Milagros mi ha detto che tu sei molto importante per lei. Importante? Che dite? Per lei sono importante solo come amico, madre. Quando stiamo insieme, ci aiutiamo a superare il nostro dolore. Se solo potessi provare solo amicizia per lei, sarebbe tutto diverso. Però non ci riesco, madre. Io l'amo. L'amo disperatamente. L'amo ogni giorno di più. E anche se non posso vederla, anche se so che lei non mi ama, io sento che l'amerò fino all'ultimo giorno della mia vita. Senti, ora basta favole. Te ne ho raccontate due. È tardi e devi dormire. Da bravo, su. Milagros. Che c'è ancora? Sai che sento la mancanza di Augusto? Sono sicura che anche tu gli manchi tanto. Tornerà a trovarci presto. Saresti contento di rivederlo? Saresti contento se tornasse a trovarci? No. A dire la verità, sarei molto più contento
Se lui restasse qui insieme a noi, se restasse per sempre, non ti sembra una buona idea? Non lo so. Può darsi. Forse sarebbe la soluzione di tutto. Quando sarò a Villa Speranza, mi mancherà questo posto. Ho già imparato ad amarlo. Sì, anch'io. E voi mi mancherete tanto. Paolo, per favore. Va bene. Volevo chiedervi scusa per come mi sono comportato ieri. Non volevo infastidirvi né essere sorpresa. Lo so, sono io che dovrei chiedervi scusa. Voi siete una brava persona. Siete un uomo attraente, simpatico. Qualsiasi ragazza si innamorerebbe subito di voi, però io... Sì, sì. Non dite niente. Soffrirò un po' meno se non vi sentirò pronunciare il nome di colui che si è impadronito del vostro cuore. Non tocchiamo questo argomento, per favore. Ora dovete prepararvi per la partenza. Sì, Lucia. Promettetemi che risponderete alle mie lettere. Perché ho intenzione di scrivervi, se voi me lo permetterete. Ve lo permetto e vi risponderò. Le vostre lettere mi faranno sentire un po' meno sola. Vi ringrazio. Beh, ora sarà meglio andare. Devo preparare le mie cose. Mi aspetta un incontro con Milagros. Milagros! Giuliano, ben alzato, tesoro. Come hai dormito? Molto bene. Bruno mi ha già dato la colazione, avevo una fame. Sono proprio contenta, hai fatto bene a mangiare, perché oggi ci aspetta una giornata molto laboriosa. La prima cosa che faremo sarà andare in paese per comprare delle sementi e al ritorno le semineremo dietro la casa. Sì? Sì, la terra è molto fertile. Ci divertiremo. Vedrai come sarà bello. Ho sentito tutto, Milagros. Però devi evitare gli strapazzi, eh? E cerca di non stancarti. No, non mi stancherò, Bruno. Non me lo posso più permettere. Ho una casa adesso. E delle terre. E un futuro. Un futuro per il quale lottare. Hai visto quanti frutti, Lien? Questi alberi sono generosi come la terra su cui crescono. Guarda. Questa è già matura. È così dolce. La terra ci regala tutto, Lien. Come se fosse una buona madre. E chiede ben poco in cambio. È vero. La terra è generosa come una madre. Sai una cosa? Mia madre mi ha insegnato a parlare alla terra. Ad amarla, a rispettarla. A difenderla e a non tradirla mai. Un giorno piacerebbe anche a me insegnarlo ai miei figli. Ai nostri figli? Oh, sì. Ai nostri figli. Quando ci saranno, avrò un solo desiderio. Che si sentano sempre tanto orgogliosi di noi. Come noi siamo orgogliosi dei nostri avi. State tranquilli, vi terremo informati delle decisioni che prenderemo. Ma ricordate che ovunque saremo per tutti voi, ci sarà sempre un posto. Ci mancherete molto. Speriamo che il Signore ci permetta di riunirci al più presto.
Ah, bambina mia, non permettere che la tua vecchia Domenica muoia senza poterti rivedere. Domenica, non provate a farci uno scherzo simile o giuro che ve ne pentirete. Vi prometto, miei cari, che ci rivedremo molto presto. Sì, molto presto. E saremo di nuovo una grande famiglia, proprio come abbiamo sempre desiderato. Figlia mia. Margherita. A presto, Maria. Mi adoro. A presto. Paolo, fate buon viaggio. Rinaldo. È stato un piacere, signore. Non riesco ad abituarmi a non sentire la sua voce, a non vederlo salire dalla cantina. Mi mancano tutte quelle piccole cose, così semplici ma così importanti. Rosalba, non parlate come se non doveste vederlo mai più. Sono sicura che quando meno ve l'aspettate, Rinaldo verrà a trovarvi. Come un'estranea. È questa la cosa a cui non riesco ad abituarmi. In ogni caso, non credo che sarà tanto facile. Sicuramente finiranno per stabilirsi a Santa Maria. A proposito, anche tu e Mariano potreste andare a stabilirvi lì. Sinceramente, Rosalba, noi non desideriamo tornare a Santa Maria. Mariano ha trovato un buon lavoro e qui viviamo tranquilli. Non abbiamo motivo di trasferirci. E inoltre ci siamo già affezionati molto a questo paese. E possiamo starvi vicino. Mi fa piacere sentirti parlare così. Perché invece di stare alla pensione non venite a vivere qui con noi? Siete la bontà in persona, Rosalba. Però voi dimenticate che io sono la figlia dell'uomo. Dell'uomo che mi ha reso felice per più di 20 anni. Dell'uomo che ha dato a mio figlio il meglio di sé. E l'ha educato ed amato come se fosse suo padre. È giusto che io faccia lo stesso con te. Ti voglio bene come se fossi davvero mia figlia. Allora, è già andato via il tuo cliente? Sì, ringraziando Dio. Era proprio insopportabile. Mi sembra che tu abbia molto successo, perché se ne sta avvicinando un altro. Perdonatemi, signora. Vi stavo osservando e mi sembra di avervi già incontrata altrove. Oh, è difficile. Non sono qui da tanto tempo e vengo da molto lontano. È strano. Eppure sono convinto di avervi incontrata in un altro posto, a Santa Maria. So che vi sembra assurdo, ma vi assicuro che voi siete identica alla cognata di Guglielmo Lynch. Lynch? Non ho mai sentito questo nome.
Ti insegno io a rubare cavalli, disgraziato! Che cosa sta succedendo? Ve lo pago, ve lo posso pagare. Ti ricordi solo adesso di avere i soldi, amico? Il fatto è che ho fretta di arrivare a Santa Maria. A Santa Maria? E perché? Avete il lasciapassare? Il lasciapassare? Di che lasciapassare state parlando? Avete capito bene, non fate il finto tonto. Santa Maria è una polveriera. Se volete andare lì, dovete avere un salvacondotto firmato dalle nuove autorità. Ma il diavolo, voi è il vostro salvacondotto. Non sapete con chi state parlando. Allora identificatevi, chi siete? Sono Guglielmo Lynch. Siete Guglielmo Lynch? Allora dovete seguirmi, siete in arresto. In arresto? È un ordine di cattura per voi, avete collaborato con il tiranno. Ma che dite, di che diavolo state parlando? Avanti, traditore, seguitemi senza fare storie. Io non vengo da nessuna parte. Voglio parlare con il generale Alchieri. Sarà difficile, perché è morto, giustiziato questa mattina. Andiamo, muovetevi una buona volta. Come osate? Non provate ancora a toccarmi. Parlerò con il governatore in persona. Questa non la passerete, lì. Non fate tante storie, su. È incredibile. Vi somigliate come due gocce d'acqua. Se non sapessi che purtroppo la poverina è morta, direi che mi state mentendo. È morta. E voi mi avete scambiato per una morta. È una storia assai triste. Dicono che l'abbia uccisa proprio suo cognato. Poverina. Non sarebbe comunque sopravvissuta alla crudeltà della giustizia popolare. Bene, con permesso. Voglio passare una serata piacevole. Prego. Hai sentito? Tutti ti credono morta. Morta. Bene, era proprio quello che ci voleva, Vittoria. Dio solo sa cosa ti poteva succedere a Santa Maria. Adesso nessuno verrà a cercarti. Come sei nervosa? Purtroppo non posso arrestare l'onda dei ricordi. Mi sembrerà molto strano stare a Santa Maria con te. Francamente, amore mio, non so se stiamo facendo una cosa giusta. Sono convinto che Santa Maria non sia più un luogo adatto a noi. Cielo, Vittoria, che cos'ha? Non ce la faccio. Non ce la faccio, Matilde. Non riesco più a sopportare questa vita. Mi sono sforzata, ma non sopporto più quegli uomini. Mi fanno schifo. Mi fanno schifo le loro risate, le loro mani, le loro carezze. Detesto anche i loro soldi. Ma che diavolo stai dicendo, Vittoria? In questo posto hai vissuto gran parte della tua vita e ora qui sei di nuovo al sicuro. Dovresti ringraziare Dio per questo. Ringraziarlo di cosa? Di essere una prostituta? Una volta non facevi tante storie. Una volta. Una volta era molto diverso. Avevo un motivo per farlo. Dovevo pensare a mia figlia. Ma adesso. Adesso non posso fare neanche questo. Perché lei mi odia. Mi disprezza. E allora dimmi perché.
Per quale scopo dovrei lottare? Per chi dovrei sacrificarmi vendendo il mio corpo? Per te stessa, Vittoria. Per riuscire a sopravvivere. Stiamo attraversando un momento molto difficile. Se tu non difendi la tua vita con le unghie e con i denti, nessuno lo farà al tuo posto, lo capisci? Siamo sole ormai, amica mia. E dobbiamo mostrare il nostro coraggio. Dobbiamo essere forti e lottare per poter andare avanti. La vita non è mai stata facile per noi due, Vittoria. E tu lo sai meglio di me. Ma adesso dobbiamo sopravvivere, lo capisci? Sopravvivere. Non lo so. Non ci tengo a vivere. Forse sarebbe stato meglio se fossi morta, strangolata da quell'animale di Guglielmo. Se non altro avrei pagato per i miei peccati. E la mia anima riposerebbe in pace. Mi sorprende sentirti parlare così. Sei sempre stata una donna molto coraggiosa. Una donna che non si è mai lasciata abbattere dalle avversità. Che ha lottato con tutte le sue forze per cambiare il proprio destino. Non ti puoi arrendere proprio adesso, Vittoria. Non ti puoi dare per vinta. Tu non capisci. Non capisci, Matilda. Ero riuscita ad avere tutto. E l'ho perso di nuovo. E questa volta ho perso anche mia figlia. Ha maggior ragione, Vittoria. Ha maggior ragione. Non ti puoi arrendere proprio ora. Devi fare appello al tuo coraggio e lottare con qualsiasi mezzo, non importa quale. È importante che tu lo faccia, amica mia. Solo così potrai riavere tutto. Tutto quello che ti hanno tolto. E potrai riconquistare anche l'amore di tua figlia. Mia figlia. La mia piccola Carlotta. Questo è quello che è successo. Al giornale volevano che usassi uno pseudonimo e così ho deciso di non pubblicare i miei lavori. Caspita, questa sì è una vera dimostrazione di orgoglio. Forse non avete fatto una cosa molto giusta. Ho sentito dire che i vostri lavori erano assai apprezzati. Sì. Sì, in effetti ai lettori piacevano, però io sono decisa a non perdere la mia identità. Basta con i nomi falsi, non voglio continuare a nascondermi come se fossi un malvivente. In fin dei conti mia moglie è una scrittrice e non mi sembra che questo sia un delitto, no? No. È la nostra società che è ottusa, perché rifiuta di ammettere che una donna può essere in gamba quanto un uomo. E a volte anche molto di più. Io ho fatto quello che ritenevo giusto e adesso mi sento molto più felice. Tuo padre avrebbe fatto lo stesso. Prima di tutto la dignità. E sopra ogni cosa la verità. Ross, amico mio, che piacere trovarvi qui. Ne sono lieto anch'io. Il generale sapeva che voi non ci avreste mai deluso. Va bene, va bene. Ma ora basta con i complimenti e i vecchi ricordi. Parliamo piuttosto del presente. C'è molto da fare per il bene del paese. Per favore, prendetemi l'incartamento numero 8. Sì. Come vedi, Rinaldo, ti viene offerto l'incarico di capo della nuova milizia. Diciamo che è come una specie di ministro della difesa. Non devi far altro che firmare il decreto e da domani stesso sarai in carica. Ritengo superfluo dirti che la patria te ne sarà eternamente grata. Ragazzi, permettetemi di chiamarvi ragazzi. Io ho lottato quasi tutta la vita per questa causa. E ho accettato di fare questo viaggio solo per poter stare qui con voi e condividere un momento così importante per il nostro amato paese. Ma nello stesso tempo questo viaggio mi ha fatto riflettere su molte cose. E credo
molto sinceramente, di non poter accettare questo incarico con il quale l'esercito vuole così generosamente onorarmi. Ma Rinaldo, perché? Amico mio, non ti capisco. Io ho sempre rifiutato i favoritismi. Ma questo incarico ti viene offerto per i tuoi meriti. Può darsi. Però ci sono uomini molto più valorosi e con maggiori qualifiche del sottoscritto. Ed essi meritano più di me questo incarico. Inoltre, mio carissimo generale, e tu lo sai bene, la mia vita è cambiata molto ultimamente. E di conseguenza ho bisogno di pace per riorganizzarla e di tempo per apprezzarla. Comprendo, comprendo. Però non decidere adesso. Pensaci fino a domani. Ti domando soltanto questo favore. Ma certo, d'accordo. Nel frattempo, tu e tua moglie potrete alloggiare in una casa che abbiamo espropriato al passato regime. La casa dei Tebaldi. La casa dei Tebaldi. Ho paura di entrare. Ci sono troppi ricordi in questa casa. E va bene, Maria. Non entriamo allora. Non sei costretta a farlo. Cercheremo un altro posto dove passare la notte. Devo farlo, Rinaldo. Devo vedere questa casa per l'ultima volta. Devo vedere dove è morta mia sorella. Adesso scendo, Matilde. Mi stavo riposando un po'. Non preoccuparti. Ti ho portato qualcosa di caldo, ti farà bene. Ti senti meglio? Allora, hai deciso cosa vuoi fare? Ho pensato a lungo a quello che mi hai detto. E credo che tu abbia ragione. Io non posso darmi per vinta. Non posso concedermi questo lusso. Così mi piace sentirti parlare. E se sarà necessario, saprò rinascere dalle mie ceneri. Diventerò una donna completamente diversa per poter recuperare ogni cosa. E se morissi nel tentativo, perlomeno morirò lottando. La mia povera no, casa, no, Maria, per favore. Calmati, ti supplico. Non devi fare così, tesoro. Casa. Oggi è stata una giornata molto utile. Quelle sementi daranno presto i loro frutti. E avremo un ottimo raccolto. Io non capisco perché non vuoi mai darmi retta, Milagros. Da quelle sementi non raccoglieremo altro che fieno per il bestiame. Come sei pessimista. Questa terra è molto fertile. Questo è vero, ma non è adatta a quelle sementi. Hanno bisogno di molta più acqua di quanta ce ne sia nei nostri campi. La trasporteremo, zio. Sai quante decine di secchi servirebbero? Bruno, in Europa seminano in luoghi molto più aridi di questo, però adoperano un particolare sistema di irrigazione.
Me lo ha raccontato un ucraino che lavorava nel circo. Ah, non mi prendere in giro. Andiamo, Milagros. È un'altra cosa l'Europa. Qui la terra è diversa, non puoi fare paragoni. Ma che vuol dire? E poi perché dovremmo arrenderci senza aver provato? Andiamo, Bruno. Se anche noi adotteremo questo sistema e se il tentativo andrà in porto, il raccolto sarà molto più ricco. Per favore, Bruno, ti prego, accontentami. Padroncina. Eh? Sì, ti occorre qualcosa, Rosalinda? C'è una signorina che vi cerca. Chi può essere? Sono io, Milagros. Lucia. Sono venuta a parlare con te. Spero che la mia presenza non ti dispiaccia. No, no, di certo. Desideravo tanto che tu venissi. Dio mio, sei proprio il ritratto di tua madre. Milagros, lei è Domenica. T'avrei riconosciuta in mezzo a 100 persone. Bambina mia, cara buona Milagros, quante volte ho chiesto a Dio Onnipotente di far sì che potessi incontrarti. E adesso, che sono qui finalmente, non so proprio come farò a ringraziarlo. Anch'io sono tanto felice. E voglio che d'ora in avanti stiamo sempre tutti insieme. E così sarà, bambina mia. Questo te lo posso assicurare. E adesso basta con queste lacrime. Mi vede proprio che sono vecchia. Non faccio altro che piangere. Dunque vada, devo sempre avere con me un mucchio di fazzoletti. Bene, adesso è meglio che porti i bagagli in camera. Ti accompagno, andiamo. No, no, non è necessario, cara. Conosco questa casa da prima che nascesse la mia piccola Maria. Qui ho passato gran parte della mia gioventù, gran parte della mia vita. Permesso. Vieni, Lucia. Bruno. Oh, Bruno. Finalmente ti sei ricordata di me dopo. Vieni, andiamo lì. Vieni, mio, andiamo. Andiamo, Giuliana, vieni. Sono passati. La nostra buona Domenica ha tanto desiderio di fermarsi in questa casa che non ha neanche pensato di chiederti se possiamo farlo. Ma certo che potete. Io vi stavo aspettando, avevo preparato ogni cosa. Per te, per mia madre. A proposito, ma dov'è? E Rinaldo? Sono a Santa Maria. Loro sono dovuti partire con urgenza. Perché? È successo qualcosa, Lucia? Tutto un disastro, vero? No, Maria, no. Le altre stanze sono in condizioni migliori. E ti dirò che se ci mettiamo d'impegno potremo rendere più presentabile questa sala. Dimmi la verità. Tu non vuoi restare qui. Preferisco non parlare di questo adesso. No, Rinaldo, no, amore mio. Noi dobbiamo dirci tutto. D'accordo, Maria.